I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Il disco più bello del mondo, Dolly Me This Way, Radio DJ. Che disco, ragazzi, che pezzo per cominciare questa puntata del giovedì. Lo sappiamo, siete tutti lì, avete puntato la sveglia, anche coloro che abitualmente non cominciano ad ascoltarci dalle 700, perché è rimasta fuori una notizia, la birrubrica. Danilo oggi è arrivato alle 5, carico a pallettoni. Non solo, qual era ieri l'hashtag che ha girato più di tutti? Era birrubrica, proprio. Libero. Sì. Birrubrica libera, libera con due B, però. Credo che ci abbia aperto il TG1, se non sbaglio, delle 20. Sì, cioè, tutte le notizie sono passate. Ieri non l'ho visto, però è probabile. Me l'hanno detto, me l'hanno detto in tanti. Buongiorno, Zozzoni, buongiorno. Ma avete saputo se a Linus è arrivato l'hashtag birrubrica libera? Guarda, ti rispondo così: sono arrivate notizie di rinnovo di contratto? No, ancora no. Aspetta, allora. Trai le tue conclusioni. Addirittura ancora non mi sono arrivati i biglietti del treno per la festa. Quindi io lì sono preoccupato. Sono preoccupato perché si fare in autonomia. Vediamo un po'. Se proprio tanto è gratis, quindi tra l'altro la festa sentite gratis. Appunto, cioè. Sì. Perché vieni? Qual è quel personaggio, il cantante o la cantante che vuoi vedere? Blanco. Sì. Okay. Voglio farmi il selfie con Blanco. Che fa la faccia? Sì, l'altro anno l'ho fatto con Elodie e quest'anno con Blanco. Vado ogni anno, cambio. 342 00 00 700, c'è un pello da fare in decasse alla radio. La signora Veronica non è contenta dei vostri lanci. No. Siamo al 25 di maggio, nessuno vi ha mandato in ferie. Scuole aperte ancora. Dove sono i lanciatori? Perché il carro cucciolone sempre pieno, sempre sul pezzo. Bravi loro. E i lanciatori di sigle? Sai perché? Perché non abbiamo promesso questo allo speaker's corner. Dovremmo fare anche finto, chiaramente. Lanciate la vostra sigla. Io porto il telefono e la sigla più bella. No. Il telefono lo portiamo perché sono incastrata da solo. No, portiamo il telefono così potete fare le domande, tutte ce le leggi, sentiamo i messaggi audio. Io sento tutti i messaggi audio, massimo 10 secondi. Datevi da fare, lanciate la sigla come ha fatto la donna più veloce del mondo o l'uomo più veloce del mondo? La donna che è andata a 1000 km/h. Sentiamo. Maya, forza, alzati, è ora di andare a scuola. Mamma, ma non ho voglia. Dai, ma c'è il trio Medusa ad ascoltare. Allora arrivo subito, tu intanto lancia la sigla. Giovedì 25 maggio 2023, questa è Radio DJ. Canta la patria. Buongiorno ragazzi. Va tutto bene, Bartolfi e Vele, niente io Medusa, intese. Motocicletta, riesci a capire, tipo tutta poc. C'è il trio Medusa, quindi io non so. Canzoni travisate, sembra Kiki Piot, tre culattoni, una quota rosa. Ora senti come suona. Comincia la mattina tutti in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene, va gonfio e Medusa, ascolto, bentornati da parte di Giorgio Gabriele. Possiamo dire che anche questa settimana è praticamente alle spalle. Abbiamo non solo scollinato, ma vediamo già il tunnel, la luce del venerdì, ragazzi, è lì in fondo. Enrico ci ha promesso anche bel tempo, insomma, quindi siamo contenti per tanti motivi. Forse riusciamo a mettere i piedi nella sabbia questo fine settimana. Guarda, è una grande aspirazione. Io solitamente facevo il primo bagno stagionale a fine aprile, ancora non ho visto il mare. Ora voi direte, ragazzi, grandi sti cazzi. Però è una cosa che ci chiede. Anche per i gestori degli stabilimenti. E poi perché quanto è bello stare lì in riva sulla spiaggia con una bella birra fresca. A fare le telline, a fare la bottiglietta, quella da mezzo litro di telline sotto. Che ci fai? Non lo fai. Come che ci fai? Cioè, fai spaghetti. Mezzo piatto di quella spaghetti. Quella la puoi fare. Ma perché tutto con te diventa Pasolini? Perché tutto diventa un'immagine da cattone. 1973. Ed ecco il Danilo Contaldo che con la sua retina fa le... Ma perché? No, ma che con la retina? Lui lo fa con le mani. Con le mani si può fare. Mezzo litro, diciamo, la misura massimo, massimo, e torni a casa con tutte le ginocchia rosse perché sei stato tutto il tempo in ginocchio. È poesia. Danilo, dimmi la verità,
Tu hai l'asciugamano con la donna discinta, dimmi la verità. No, io ho l'asciugamano della Ceres, perché ne vado fiero di questo. Quindi. A proposito di Ceres, dicevamo la notizia era... Allora, leggo testuale. Sì, testuale. Meglio la birra con la schiuma o senza? Ecco una guida per versare la birra, la bevanda preferita da Checco dei Modà. Questo era proprio il lancio. Questo è il lancio dell'articolo, però in tutto l'articolo non viene mai citato Checco dei Modà, che salutiamo. Così, però sappiamo che la sua bevanda preferita è la birra. Ma quale? Quindi... Quella con la schiuma o quella senza schiuma? Allora, questo, anche l'articolo dice, la regola dice bicchiere alto e stretto per le birre a bassa fermentazione, largo e tozzo per le birre alta, e la schiuma non c'entra niente. Non però, c'entra, però la schiuma sì. Allora mi manca qualcosa della consecuzione. Allora, di queste tedeschi, schiuma sì, i tedeschi e i belgi amano la schiuma alta, tanta. Mentre gli inglesi, che sono un po' più braccine corte, amano la schiuma piccola, certo, perché così c'è più birra, certo, capito? Certo, quindi certo, sti cazzi che la birra è più buona, bevo di più. Io ho aspettato 24 ore per sentire sta roba. Questa roba. Comunque la schiuma serve, se vi servono una birra senza schiuma, non è una birra di qualità, diciamo. Okay. Diciamo. Questo l'ha detto tu. Però volendo, la prima informazione è tutta sta roba. Quindi adesso se andate al bar e vi danno una birra senza schiuma, voi ridate, come un cappuccino senza schiuma. Quelli che ti chiedono, mi fa un cappuccino senza schiuma? Che cazzo è cappuccino? Non è un cappuccino, è caffè latte. Quindi... Mi stai incartando, finiamola qua, andiamo avanti. È finita birrubrica, ragazzi, da ieri, è durata due giorni. Carnevale di Rio. Birrubrica è finita. Ci sono un po' di domande per voi. Non sappiamo se è stata la migliore puntata. No. Non sappiamo se vi è piaciuta. No. Ma una cosa la sappiamo. Sì. Ok. Sappiamo che noi ci avevamo messo il cuore. Va bene. Allora. E come sempre quando uno ci mette il cuore, ci ha messo tutto. Tu dici, eh? Io ci metterei anche magari qualche parola, qualche concetto e qualche informazione. Tra poco torniamo con Danilo. Chiedilo a Danilo! Oh, vediamo se lì ci hai messo il cuore. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Grande Emma su Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, il mondo di mezzo, quello dove muore uno dei nani. Come mezzo mondo. Poi il mondo di mezzo. Per noi romani è anche un'altra cosa. No, è murato di nani, e qui ci sono i nani con i piedi grossi, come si chiama? No, gli hobbit, quelli non sono. Poi passi nano col piede grosso. Dov'è Gargamella quando serve? #DagliGargamella. Allora, caro Danilo, bellissima la rubrica nella quale invece tu rispondi a tutte le domande. La gente mi scrive sui social. Sì. Cioè, ieri ho lanciato le domande su, mi sono arrivate veramente tipo 500 domande, ringrazio tutti, ma se ne possono leggere 5. Quindi attenzione, quindi queste sono le migliori, selezionate. Le ho selezionate come sempre. Sei praticamente un guru di internet ormai. Ormai ho la risposta per tutto, ragazzi. Risposte attendibili, quindi Sei certo? Ti ha riscritto dicendo grazie. Ammazza, c'hai ragione, mi scrivono. Ammazza, c'hai ragione. Andiamo con la prima domanda. C'hai scritto CIA. Andiamo alla prima domanda. Ormai è incontrollabile, ragazzi. Andate, indomabile Danilo, vai. David. Ciao Danilo, sono arrivati i primi caldi e come ogni anno la mia camera da letto che si trova in mansarda si riempie di ragnettini rossi, quelli fastidiosi che mi vanno dappertutto, anche sullo spazzolino da denti. Ti volevo chiedere se sono pericolosi nel caso in cui li ingerissi per lavarmi i denti. Allora, come diceva mio nonno, quello che non strozza ingrassa. Secondo me sono tutte proteine. Però io una piccola disinfestazione, o più che altro una piccola pulizia la farei, perché cosa sono quei ragnetti rossi? I ragnetti rossi sono degli afidi, non so ragni. Ad esempio io quando ero giovane con i ragnetti rossi alla mia ragazzetta del tempo ci scrivevo un cuore col ragnetto rosso. Era scusa, molto... ma non stai con Arianna da quando hai 16 anni? A lei glielo facevo. Ah, okay.
guarda che parata a calcio d'angolo. La casetta dell'epoca. Sì, 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 vabbè. Vabbè, raga, all'epoca era ragazzetta dell'epoca, poi è diventata ragazza di un'altra epoca e poi donna. Ma te la sa qua pure tu, eh? Non l'avete mai scritto, non l'avete mai scritte le cose con i ragnetti. Ma no, come fai a scrivere le cose con i ragnetti? Ma perché il ragnetto rosso se lo spiaccichi? Ma no! Ma sì, ma è un parassita. Per scriverci qualcosa è uno sterminio di ragnetti. Ah, esatto, uno sterminio di massa di ragnetti per scrivere ti amo. Non ma si fa. Ma è un parassita, ragazzi, cioè, vabbè, comunque, il ragnetto, voi immaginate che il ragnetto rosso si nutre di escrementi di volatili e larve di insetti. Ah. E il nostro amico David ce l'ha sullo spazzolino da dente. David, disinfetta. Sì, sì, è un piccolo problema, quello che oppure è mangia meglio, perché ci vanno sopra quelli. Io non voglio indagare. Andiamo, io ce l'ho, andiamo avanti. Io ce l'ho quei ragnetti, ma ce l'ho sul balcone. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo alla seconda domanda. Seconda domanda. Martina. Ciao Danilo, perché la pipì puzza quando mangi gli asparagi? Possiamo fare... No, no, che vuoi, te l'ho detto. Possiamo fare una... L'ho detto, sono quelli selezionati da lui. Perché, perché la pipì puzza quando mangiamo gli asparagi? Per divertire gli uomini, ragazzi. Ah, perché io mi diverto molto. Li mangio anche apposta. No, ma c'è una base scientifica. Anche qui. L'asparago... L'asparagina. È una verdura che contiene l'asparaguscio. L'asparagusico. Guscio gusico. No, no, l'asparagusico, che è colpevole del cattivo odore. Sì. Cioè, perché. No. Perché? Perché rispondi a queste domande cercando anche. Era meglio se ti fermavi per divertirsi. Non lo so, però ho capito quella cosa. Si capisce. Dai, tu intervieni due volte a settimana. Te la puoi preparare un po' meglio. Però ho capito una cosa, raga. Per cosa servono gli asparagi? Per far vedere se ti funzionano bene i reni. Ah, ok. Perché tu, siccome lo mangi, cioè il cattivo odore, significa che i reni funzionano. Che reni, l'ho filtrato bene. Quindi usatelo per quel motivo. Perfetto. Andiamo avanti. Questa era la base. Vai, andiamo avanti. Fede, ciao Danilo, secondo te perché fanno i tramezzini con i funghi se poi sono gli unici che restano sul vassoio? Bravo. Vero, questa è una bella domanda. Quelli servono per la presenza, ragazzi. Ah, perché ci sono determinati alimenti. No, ci sono determinati alimenti che si mettono nei buffet, si mettono nelle feste, perché così non ti finiscono tutto subito. Ah, capito? Certo. E quindi se uno arriva tardi, diciamo, vedi, questa è la roba che hanno messo. E sono i tramezzini con i funghi, i diplomatici, sì, l'aranciata amara. I rustici, adesso i rustici, aranciata amara, ragazzi, no, i rustici sono un po' secchi. Allora, prima si sfondano le pizzette e poi passano i rustici e avanzano. Però quel giusto è buono. E il tramezzino, perché è solo parente maionese e funghi. E poi, poi sono i funghetti, quelli scatola, quelli, quelli del bosco hanno visto 15 anni. Quindi, quelli sono cose. Ultima domanda. Ultima domanda. Marco, ciao Danilo, convivo con la mia ragazza da poco e lei vuole dormire con la porta della camera da letto chiusa. Io voglio dormire con la porta aperta. Come possiamo fare? Allora, domanda, lei vuole dormire con la porta chiusa con te fuori o con te dentro? Con te dentro. Secondo me, questo, voi come amate dormire? Devi lasciarla la porta aperta, perché se entra un malintenzionato lo senti, se no, scusa, no? Da noi anche per il caldo, cioè si tiene aperto. Però la discussione in famiglia c'è. Però se la tieni chiusa non entra il malintenzionato. Ma non la porta di casa, la porta della camera. Però se tu tieni quella camera chiusa, la tieni aperta. Vabbè, ma che la chiudi a chiave? Poi, tra l'altro, ti chiudi a chiave dentro. Smonta la porta. Vabbè, secondo me è proprio la soluzione. Anzi, non ammette proprio. L'unica domanda interessante non è la risposta. Vabbè, lasciamo stare, dai. Mettiamo Ed Sheeran, poi salutiamo Danilo, che oggi devo dire è stato veramente, veramente, veramente. No, it's a bad idea, but how can I help myself? Radio DJ, la trovi anche in podcast. È comunque grande successo per l'ottimo Danilo, che diciamo non è chiamato qui perché è titolato, è chiamato qui perché comunque ha sempre qualche cosa di interessante da dire. Sì. Grazie Danilo. Possiamo dire che scatena dibattiti, cioè Danilo è un po' divisivo, un po' divisivo, questo va bene, questo va bene. Io fossi lui lo inviterei a un talk show per creare il caso, certo, no? Porta aperta, porta chiusa. Facciamo una cosa, apriamo le porte invece a Wimbrace Games. Sapete che tutta la settimana vi regaliamo due biglietti per lo Stadio dei Marmi il 12 giugno. Danilo, tu ci sarai, perché anche tu sei certo, certo. Di Bebe, quindi io ci sono sempre, quindi vi faccio riflettere su una cosa, scusate, ed è un problema serio. Noi faremo quattro giorni con Danilo, così venerdì, sabato, domenica, lunedì.
Leggiamo? Però poi dopo basta. Per tutta la vita. Giochi o commenti? Non no, gioco. Nella squadra di Radio DJ. Negli ultimi anni gioco sempre. Okay. È veramente difficile. Cioè, per me gli sport sono difficili. Ma è perché è competitiva. No, perché ci sono dei fenomeni. Sportivi veri. 342-00-00-700. Vediamo a chi li regaliamo. Grazie a Danilo, a mercoledì. A mercoledì. Ciao. Ciao. Danilo. Ogni mattina su Radio DJ. Vediamo se al 342-00-00-700 troviamo dello scetticismo anche per questa versione di What a Wonderful World di Joe Ramone. Vediamo, perché l'altro giorno con i Cake We Survive qualcuno ha alzato un sopracciglio e ha detto mamma, questa è brutta diversione. Preferiscono le originali. Vediamo. Però eh? Sai, questa ha avuto una fortuna perché è stata spot, colonna sonora di svariati spot. Uno me lo ricordo bene, mi pare fosse tipo Fastweb. Vabbè, adesso non abbiamo molto tempo, peccato perché vi facevo l'imitazione di What a Wonderful World cantata chiaramente da... ma stiamo scherzando. Ma, no. Ma no, no, non puoi. Non puoi non farla. Io so la tua bravura. Certo. So che stiamo per privare i nostri ascoltatori di un pezzo di bravura. Perché è un po' come Fabio Concata, Don't Forget the Lyrics, che io lo devo fare. Vabbè, ok. Vai. I see three. Allora, prossima volta ridere non viene bene. No, aspetta. Lele, non ti voglio, poi ti lasciamo lo spazio. Aldo Fabrizi. Ecco. No. Questo è Armstrong. Poi ti ricordo che c'è anche il video. Voi non la state prendendo sufficientemente sul serio. No, dai. Vuoi anche il pianoforte? No. What a wonder. Se mi fa da ridere, vabbè, mi giro. Vabbè, però. Questa settimana in regalo i biglietti per l'evento sportivo Winbrace Games. What a wonderful world. Guarda che lo faccio molto bene. Sembri Aldo Fabrizi, fidati. Comunque sembri Aldo Fabrizi. Io provoco sempre quando me lo fanno fare. Un programma di imitazioni brutte. Guardate fatte che male, imitazioni male. Brutte sono belle. Sergio di Moncalieri, Torino. Buongiorno Sergio. Ciao, Tozzoni. Buongiorno. Guarda qui il binomio Stellin di Pietrantonio che è tirato fuori dal cilindro. Regaliamo due biglietti per i Winbrace Sport, che ricordiamo, Winbrace Games, scusate, che saranno lunedì 12 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma. Partecipate numerosi, chiaramente, uno perché c'è da divertirsi, due perché c'è da aiutare Art for Sport, l'associazione, e tre c'è da imparare perché si vedono cose incredibili. Allora, pazzesco, veramente molto divertente, e soprattutto aiutiamo appunto Art for Sport, che nasce, sapete, da un'idea di Bebe Vio. Sergio, sei stato scelto perché anche tu hai doti vocali, sei molto bravo, ci dicono. Così mi hanno detto, cioè, nel senso, io ho sentito la canzone e non potevo non cantarla, perché iniziare la mattinata così è davvero bello. Ma cosa vuoi cantare? Vuoi cantare Joe Ramone o vuoi cantare il tuo pezzo forte che ci dicono essere Redemption Song di Bob Marley? Beh, la mia canzone preferita, sì. Ok. Però con l'imitazione di Bob Marley, solo imitandolo. Vai. Old pirates, yes they rabbi, sold on to the merchant ship, minutes of day to kai from the bottom of the sea. But my hand was made strong. Manca Aldo Fabrizi qua dentro. Qui non sento i dread. Devi fingere. Non mi arriva. È stata davvero un'idea andare in Corriera. Questo non è Bob Marley. Fabio Concato. Fai Concato che canta Bob Marley. Speriamo che piova. Rodalina Rosa. Sergio, ti aspettiamo lunedì. Un abbraccio, grazie. Ciao. Ciao. So pretty in the sky, eyes so blue. Ma perché? Perché è Giorgio che mi fa ridere. No, non è l'audio, è che lo vedrete poi. La faccia che rientra dentro la bocca, rientra dentro la faccia. Mi è capitato di vederlo in questi giorni. Un passerotto che si accoppia. Sì. Quando il passerotto si accoppia, il maschio gonfia le piume. Diventa grosso. Ecco, tu questo stai facendo. Vabbè, espleterò le mie doti da. No, non espletare niente. Questa è protervia, questa convinzione di essere bravo a fare imitazioni. Avevo un futuro. Guarda, la finiamo qui perché al 342 00 00 700 ci sono delle lamentele sul cantato.
Ragazzi, dopo Roberto Marley ho cambiato programma. A Roberto Marley. Detto Roberto... Bob, abbiamo perso uno su Roberto Marley. A proposito di cantanti, grande perdita per il mondo della musica e non solo. Tina Turner, utilizzata come base del tuo best, summa dei messaggi migliori. Sempre the best, sempre effettivamente. Best, se n'è andata quantomeno una delle migliori. Una delle più grandi artiste, non solo cantanti in generale. È bello anche riuscire a vedere il musical ispirato alla sua biografia. Sia una cosa meravigliosa. Non so se è in scena in questo momento a Broadway, forse è a Londra in questo momento. Una vita rock. Una vita rock. E a proposito invece della prima mezz'ora, dai, diamo un po' di soddisfazione a quello che metto in regia, dai. Sentite. Buongiorno Zozzoni. Buongiorno. Forza Inter. Giusto. Caro saluto a Patrizio Mattei, grande tifoso dell'Inter. Buongiorno, Leo da Roma. Però noi che siamo ecumenici, anche un abbraccio a Federico Russo. È vero, sì. Anche perdenti. Però penso che siano molto soddisfatti con quella grande partita. Grande stagione la Fiorentina. Perché però parliamo di calcio in un programma che generalmente, in cui generalmente non si parla di calcio a meno che non vinca la Lazio? perché c'è una bellissima indagine. C'è un reportage, curioso reportage di Carmine Saviano su Repubblica, che si è chiesto: ma quelli che a Napoli non tifano Napoli? Che fanno? Che vita fanno? No, parte dalla domanda: hanno gli stessi diritti? Sì. Un po' meno, ma ce li hanno. Oddio. Non lo so. Vivono nell'ombra. Voglio dire, Patrizio, a Roma, per dire, i tifosi nerazzurri sono tantissimi. Sono tanti. Anche se è sempre un po' pericoloso. Però siamo pericoloso nel senso pericoloso simpatico. Per esempio, in questo gruppo di lavoro, fisicamente c'è la Stella che è a Milano. Mi sa che anche a Milano, Stella, sei l'unica donna, vero, la mattina? Per esempio, qui l'unica donna è Veronica, noi siamo in sei uomini contro ma non vivo nell'ombra anzi spesso detta legge. Vediamo, apriamo le linee a questa osservazione: se siete gli unici, per esempio immaginavamo mentre ne parlavamo, se c'è un vegano che lavora in una famiglia che dedica alla macellazione di carni oppure a creare salumi, prosciutti, la mosca bianca. Non credo che tu riesca a lavorare se sei contrario per motivi etici, no? E non lo posso dire. Però se la famiglia fa quello di lavoro, mica puoi impedire di non lavorare. Adesso che ci ho pensato, i miei grandi amici storici, gli orefici, avevano un parente che era allergico a loro, quindi non poteva toccare, doveva usare per forza. Aveva un'allergia. Dicevamo, tifosi non del Napoli a Napoli, quanti sono? Allora, il 17,1% dei tifosi censiti a Napoli sono juventini. No, che comunque è una buona percentuale. Ma mazza, altissima. Io ancora ricordo in Deal With It lo scherzo fatto al napoletano figlio verso il padre che finge di essersi fidanzata con una donna della Juventina e quindi deve fargli dire forza Juve, e questo diventa verde. Ma ha detto: ma vi sarebbe andato bene qualsiasi cosa, ma una Juventina no. Alla fine lo costringe a indossare la maglia della Juve perché la sera c'era Napoli Juve, era qualche anno fa, e lui gira per la piazza con la gente e gli dice: Sinalota, che è una cosa pesante. Sei una 17% forse in tutta la Campania. Gli interisti sono il 10%, seguiti dai cugini rossoneri al 9,4%. E poi ci sono i club che organizzano le trasferte. Scusa, ma laziali e romanisti non ce ne sono a Napoli, no? Laziali e romanisti in percentuale meno, non pervenuto. Tu considera che quelli, dato che ogni tanto vincono qualcosa, quelle tre squadre, un minimo. Lazio e Roma, sono 20 anni che non vincono, 20, forse 30. Io apprezzo sempre tantissimo, per esempio nel mio gruppo di lavoro dell'Eurovision c'era, li saluto, Ludovico ed Eddie, uno tifoso del Messina e uno del Pescara. A me piace. Che però rimane ancorata a quello, non che sono della Juve, ma in effetti anche del Messina e del Pescara, così deve essere, no? Vabbè. E altri dati, previ. Altri dati. Allora, quali sono le squadre con più tifosi in Italia? Secondo La Juve è il 29%, Milan, Inter, Napoli e Roma e Lazio. Sai che cosa dicono? Che cos'è quell'Inter? Che cos'è? E Lazio. Che sei dell'ultimi, quello è. Salutiamo ora perché ha vinto una cosa ieri. Subito. Da domani lì si siede Umbertino Mattia, che è della Lazio. Sai che cosa dicono i tifosi del Napoli quando tu tifi un'altra squadra?
Guarda, cerco di fare l'accento di Pasquale Romano, quello dice spesso. Ma tu sei pazzo! Questo c'è. Ma tu sei pazzo! E uno dice, io sono pazzo, io sono pazzo. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Tu sei pazzo se non ti piace Pino Daniele. 7:53 Radio DJ, chiamate Roma 3131. Sì, siamo partiti dal tifo, ma in realtà va bene qualsiasi cosa, cioè essere le mosche bianche va bene in qualsiasi ambito. C'è qualcuno che eccede? Sentite un po' al 342-00-00-700. Allora, no, oggi, sentito oggi, un po'. No, però oggi veramente qua c'è dell'indiscipline. Sentito un po' e no, io mi sto facendo sentire. Un abbraccio. Ho capito, la giornata difficile. È difficile. Se arrabbia con voi, ve lo dice. Sì, perché mi fate perdere tempo. Ma raccontano le cose. Allora, possiamo spiegare una cosa? Non ti ascoltano, mandano i vocali, ma poi non ti ascoltano se tu dici. Ma tutto bene, ma stai facendo un ottimo lavoro. Sto bene. È che tu hai detto, sentite un po', io. Facendo un ottimo lavoro. Avevamo 40 secondi. Molto bene. 40 secondi, ingiusto, Patrizio. Non ce adesso non ce l'abbiamo più. No, è finita. E quindi non lo possiamo dopo. No. Ma hai fatto. Facciamo un applauso a Veronica. Brava, brava Veronica, brava. Va bene uguale. Grazie. Va bene uguale, dai, ce la possiamo fare. Pubblicità. Pubblicità. Vai, pubblicità. Se vi avessero chiesto che disco vuoi ascoltare alle 800 di giovedì 25 maggio 2023 ascoltando Radio DJ dove c'è il Trio Medusa fino alle 900, voi che cosa avreste risposto? Man in Black. Man in Black, sì. Man in Black. Magari non è il disco più bello del mondo, ma è il disco perfetto per questo orario e per questa giornata. Poi non lo metteremo più, no. Perché è proprio perfetto per oggi. Solo per oggi. Però oggi adesso è perfetto. È stata una coincidenza. Potrebbe essere buono anche per l'8 ottobre 2024, te lo dico, me lo appunto, me lo appunto. Anche un 7 dicembre 42 anche, 2042 anche, secondo anche, me sì, è sì, possibile sì. Quando l'alba la farà qualcun altro, speriamo. Arrivace. Io ci metterei una firma e chi lo sa se il prossimo vi ricordiamo è vero. Sarà tutto svelato, tutto sarà raccontato in occasione dello Speaker's Corner, attenzione sì. E poi dopo che lo diremo esatto sì, vi sparaflesciamo tutti e non lo saprete tanto, voi che non venite. Oh, mi raccomando, non pubblicate niente sui social questa roba, sì, mi raccomando, rimanga tra di noi. Veronica, tutto bene? Sono passati 8 minuti. Gecio, ti ha fatto il caffettino? Sei meglio? Sì, sì, sì. Ricordiamo che Gecio, oltre a essere un videomaker da paura, bravissimo regista, fa un caffè che poi di solito fa schifo. Com'è possibile che tu riesca a fare? C'è tu. Con le mani fatate. Le mani fatate. L'unico all'interno del gruppo che riesce a fare un caffè decente. No, ma è vero. Non è una leggenda metropolitana, è vero. Ricordiamo sempre la battuta: vi posso scoccare un caffè? Se ti piace, de merda. Sì. Esatto, se ti piace cattivo. Allora, tranquilla, finalmente facciamo sentire, abbiamo detto, essere unici in un posto. Qui abbiamo qualcuno che esagera, sentite. Beh, la scorsa settimana eravamo giù a Ortigia e praticamente in un ristorante che si chiamava La Putia c'era questa cameriera argentina di origini senesi, vegana. Infatti era un po' un controsenso. Ciao Drio. Allora, Siracusa, quindi pesce, una cameriera brasiliana senese, argentina di origini senese che però non tocca la carne, vegana, in un ristorante di pesce. Di pesce, certo. Immagino a Siracusa, Ortigia, pesce. Vabbè, era il caso di sentirlo. Hai visto che hai riso? Oh. Ma qua mi piaceva anche prima il messaggio. Ah, ok. Adesso ti hanno fatto perdere tempo questi 8 minuti degli ascoltatori? No, no, perché vedi, basta che uno. Okay. Allora, attenti, ridimensioni. Okay, allora. Sentiamone un altro, vai. Giorno. Beh, il mio vicino di casa è macellaio ed è vegano. Non ci credo, no. Non è che fatica. Non è possibile. No. Non è possibile veramente. Non ci credo, non perché ci credo. Chi è vegano lo fa per una scelta non tanto alimentare. No? Anche etica, cioè non si uccidono gli animali, questo è il senso. Magari è un'attività di famiglia ed è costretto a portarla avanti. A meno magari. Che sia uno che lavora sotto copertura. Oppure uccide animali che se lo meritavano. Che ne sai? Ci sono esecuzioni. Che ne sai che cosa. Ecco, a proposito di animali che se lo meritavano, appena ucciso un farfallino. Che ne sai che cosa aveva. Ragazzi, questo è il programma.
È una zanzara. È una zanzara. No, 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 era una farfalla anche bella. No, è una zanzara. Gabriele, guarda i miei occhi, è una zanzara. Ah, no, no, bambini, tranquilli, era una coccinella. No, era un farfallino. Ma è una zanzara. Ma adesso, vabbè, tutto, porca miseria. Guarda che è. Sì, una zanzara, qua tra l'altro. Guarda, che schifo. Marina da Saronno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, bella la domanda che ti ha fatto la Stella. Sei l'unica uomo in mezzo a 10 donne? Esatto. Cioè, quindi l'unica donna con 10 uomini in che settore? Metalmeccanica. Metalmeccanica. Io sono in ufficio, però loro sì, sono tutti macchietti. Ah, ok. Scusa. Ed è una passione che hai sempre avuto, quella della meccanica, immagino. No. No, sopravvivenza. Ah. Ho dovuto cambiare lavoro a gennaio. Ah, ok. Quindi amministrazione, cioè non è che ti occupi, diciamo, della parte tecnica. Purtroppo no. Purtroppo no. Scusa, Marina, ma da quando prima di te c'era un'altra donna o c'era un ragazzo, un uomo, non lo sai? Sempre donne. Sempre donne, ok. Ma la domanda è, hanno il calendario con le donne discinte in officina? È ovvio, infatti sto pensando di mettere 6 bikini, tipo per coprire. Bravo. Metti le stelline. No, oppure metti un calendario maschile. Giusto. Sai quale? Quello dei preti sexy. Sì. Tanto è sempre lo stesso. Marina, però, insomma, mi sembra che l'hai presa bene, ti trattano bene, sei felice, no? Oh no, sono fantastici, poi me li coccolo, Le ciambelline, i dolcetti che porto, loro mi hanno detto che dovrò pagare il dentista. Sì. Stai sentendo? Stai sentendo che se li occola? Ma io sono qui solo da 4 mesi, non vale. Certo. Loro li tratteranno meglio, probabilmente. Non useranno delle parole che lei non gradisce. Allora, Veronica, sempre Radio Verità, i primi 4 mesi, è vero, faceva il caffè lei da casa, ce lo portava e ci portava i brownie, ragazzi. Portava le cake, quelle con il design bello sopra. Ci portava tutto ogni giorno. Sì, poi tipo Gabriele, posso esserti d'aiuto in qualche modo? Grazie, certo, Veronica. Non mi serve nulla, ma grazie per avermelo chiesto. Ora invece lei impone solo divieti verbali. Solo regole. Però posso dire una cosa, Veronica? Certo, Marina, certo. Mi trattano tanto bene anche perché sono la moglie dell'amministratore. Bravo che l'hai detto all'ultimo. Allora, scusa. Abbiamo sbagliato. Un bacio, ciao Marina, grazie. Buona giornata. Ciao. Luciano Ligabue, riderai, le 818, questa è Radio DJ, il programma lo sapete, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa, arriviamo fino al 30 giugno, giusto? Sì. Poi c'è il concertozzino, il concertozzo, novità dell'ultima ora, non so se spoiler, dai, chi se ne frega, si sono aggiunti anche i Pique Jacks, come tanti chiedevano, ragazzi. Al concertozzino, contento. Quindi abbiamo un headline bellissima, ragazzi, pazzesca, tutto gratuito anche in quel caso, tutto gratuito. Concertozzo sold out, è andato. In realtà ho visto che si sono liberati 2 posti in tribuna, volete fare la mattata rapidi che vanno via. E parlavamo del caso, appunto, questo messaggio vocale giunto al 342 00 00 700, che ci diceva: il mio vicino di casa è un macellaio ma è vegano. Ci sembrava molto strano. In realtà sono arrivate un po' di testimonianze simili. Buongiorno Tozzoni. Ragazzi, la mia compagna è vegana da quasi 15 anni. Io sono un master barbecue. A volte ho bisogno di una mano per fare il barbecue, lei me la dà. Niente. Un saluto, Francesco da Taranto. Francesco, vabbè, magari le fa fare le pannocchie o le verdure grigliate. Master barbecue, Beh, valgono anche quelle, no? Un po' meno. Sto per invitarvi a un pranzetto dove farò degli esperimenti. A pannocchia magnatate. A me mi fai la carne alla salsiccia, quello lì. E ancora, giusto, c'è un altro messaggio, sentiamo. Ciao trio. Ciao. Io non tifo squadre minori, ma tifo il Catania. Forza Catania. Catania che sta risalendo, sapete, il fallito, sta facendo un super campionato. Se sei a Belluno è un po' più complicato di fare Catania, certo. Ma tanti casi di mosche bianche, no? Siamo partiti da questo qui. Esatto, tifoso del Pisa in scuola superiore lucchese, amichevoli offese tutti i giorni della mia vita. Non si fa, amichevoli, dai. Se Lucca non corre buon sangue. Io riparo PC, dice Corinna, e quasi tutti i clienti maschi quando entrano nel laboratorio mi dicono: scusi,
posso parlare con il tecnico? Certo. E io dico, ma certo, mi volto, mi rivolto e dico, mi dica. Ecco, eccomi qua. Dica. No, Corina, lo fanno perché, guardi, non so come sia possibile, qualcuno mi deve essere andato su dei siti, diciamo, osé, sì. E il computer incredibilmente se, deve essere stato mio figlio. Quanti anni ha? No, tre mesi. Però qualcuno deve... Però lo lasciamo gattonare sulla tastiera. Vabbè, dai. Danilo, la sappiamo, la il nostro Danilo. Ah, il nostro? Ah, no, no. Danilo ma... Scalise, da Dublino, dice, ho conosciuto gli unici due astemi a Dublino. Sono non censiti, ci credo. Proprio. No, esistono. Esistono. Non c'è acqua a Dublino. Mi chiamo Bianca e sono la mosca bianca, effettivamente. Astemi in una famiglia di produttori vinicoli di Langhe Roero. No! Tosto, allora, tosto. Bianca? Bianca. Bianca, quello che non bevi tu, mandalo qua. Ci pensa il trio. È tanta roba buona. Estate... Quella bruma delle Langhe, che bella. Oh, estate Torino, concerto di Nick Cave, tutti nero vestiti, io con Pinocchietto e maglietta di bombolo arriva sta pizza. Perché? Ma a me piace Nick Cave. Vabbè, però mi piace pure bombolo. Non è che Nick Cave è bombolo. Io immagino, hai passato 4 ore a rispondere, scusi, dov'è il bagno? No, non lavoro qua. Buongiorno Tozzoni, sono il re della bufala d'Aprilia, se può valere, nostra figlia non mangia latticini. No, il re della bufala con la figlia che non mangia. Ci vediamo il 12 ai Wimbrace. Re della bufala, io vengo in macchina. A questo punto fai te. Fai tu per il 12, stiamo dicendo. Dario, essere della Lazio a testaccio. Vabbè, ma che vuol dire? Non è l'unico. Allora, la pizzeria Remo, perché se l'abbiamo lì vicino, il proprietario è lazialista. Ma no, poi c'è mia bisnonna, era testaccine della Lazio, ovviamente. Praga. Chiaramente, pochi. Ma buoni. Praga, addio al celibato 2009, 20 persone al pub, 19 birre Monster. 19. 4 litri. Cioè... un succo d'arancia. Insulti che ancora oggi a distanza di 14 Vabbè, anni non riecheggia. Puoi sapere, non puoi se non puoi bere. Io sono l'unico ateo in una famiglia cattolicissima. Una signora mi ha chiesto: "Ma ateo?" Ho detto: "Sì, praticante. Tutti i venerdì con gli amici nego Dio ad alta voce. Ci troviamo in uno stato. È ateo. No, sì. Fatti tuoi. Tiello per te, insomma. Gli è stato richiesto e lui ha detto. E lui ha detto: "Sì, certo." Ho due sorelle e una madre sempre fighissime, messe in piega tagliore tacco, io sembro la gattara dei Simpson. Miau! E li tira fuori dal vestito. Con quattro maglioni. Poveri. E poi piegature. Io unico maschio in una classe al linguistico con 15 ragazze. Dopo 5 anni, verso il 18 del mese, cominciavo ad accusare... quando non arrivavano, mi preoccupavo. Che ho fatto all'amore? Molto bello, bravissimi. Arriva un disco dolce. Cosa vogliamo dire di questo disco? Cosa? Patrizio Mattei. Per esempio. In cammino di regia. Che è di David Kushner. Kushner, esatto. Giusto. Come la cucina, è Kushner. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. David Kushner, dicevamo alle 8:26, Daylight, questo è Radio DJ, 342-00-00700, c'è un messaggio molto bello, sentite. Grazie. Vale unica donna in casa con 4 figli maschi e un marito. 4 ciao. Figli maschi e un marito. Ciao amica, se vuoi ti consiglio un deodorante per le sneakers. No, è tremendo. Che cosa terribile. Se sono adolescenti. Pensa in bagno, poverina. Sì, no. Poi avrà il suo bagno. Ma diciamo, pensa alle scoreggi. Diciamo, continuo. Gestirle. Nasce la competizione. Se c'è la competizione. Poi se sei da solo. Ti vieni cazziato, ma se sei 5 ridono tutti, sei in minoranza. Buongiorno Enrico. Buongiorno, eccomi qua. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì, tutto bene. Sono belle giornate di sole. Oh, belle giornate di sole, anche se sembra si guasterà. E purtroppo si guasterà sulle zone già colpite, giusto? C'è un piccolo guasto, sì, che non, diciamo che non ci sarà un gran quantitativo d'acqua, però anche poca fa paura, quelle zone, certamente. Quindi, perché regna ancora sovrana l'instabilità su gran parte dell'Italia, quindi portando temporali sparsi. Al nord, appunto, al mattino temporali sul basso Veneto, al pomeriggio li troveremo però soprattutto, per fortuna, insomma, sulla parte occidentale, quindi Piemonte, Lombardia, Levante Ligure, ecco, soprattutto lì si concentreranno i temporali in giornata. Mentre al centro si parte bene, però al pomeriggio si svilupperanno questi temporali sull'Umbria
e sulle regioni tirreniche, quindi sono possibili anche a Roma, io vi avviso. Okay. Così, magari, ma li vediamo formarsi ogni giorno, poi sfogano o non sfogano. Sì, quelli partono ovviamente come sempre dai Monti Massimi e poi arrivano anche a Roma. Certo, è chiaro. Grazie Enrico, dai. Poi facciamo il punto. Solamente temporali sulla Sardegna occidentale, Sicilia occidentale e Campania, però poca roba, con temperature massime che calano un pochino al nord. Questo è il quadretto odierno. Domani ti lasciamo più spazio, andiamo perché c'è un ospite che ci aspetta a Milano e si chiama Francesco Mandelli. Un abbraccio, grazie. Ciao, ciao. E dalle 7 alle 9 chiamate Roma. Mando un vocale e ascolto il Trio Medusa. Katy Perry alle 8:36, ma lui che è un professionista si è presentato circa 20 minuti fa, però l'abbiamo visto un po' in difficoltà, Buongiorno Francesco Mandelli. Buongiorno. Ne porto ancora i segni sul viso di questo. Ma sai che non dovresti, perché io stamattina mi sono svegliato, vi ho raccontato, alle 3 per via della bambina, e acceso il televisore, canale 5, alle 3 c'eri tu con Squadra Antimafia 3. Sappio, ti ho visto. È un incubo. Come stai? Tutto bene, grazie ragazzi. No, ma io mi sveglio tutte le mattine prestissimo, perché chiaramente avendo una figlia poi bisogna andare a scuola. Però un conto è portare tua figlia a scuola come uno zombie e non hai bisogno di connettere. Un conto è venire da voi e cercare di infilare almeno due parole. E dire che tu di radio ne hai fatte anche tanta. Però mi sa la mattina no, vero? Mi è capitato quando lavoravo in un'altra radio, sì, facevo il weekend la mattina e tipo magari la sera prima dovevo fare un concerto, ero verde in faccia, ero veramente un cadavere, quindi sì, ho vissuto anche situazioni abbastanza estreme della radio, però è un po' che non la faccio, quindi magari sono un po' fuori allenamento. Però non si dimentica mai, la bicicletta. E poi soprattutto qui l'alba è così bella, pensaci, no? No, però poi venire a DJ, comunque io nel 98 casa, e dai, nel 98 casa, io ero qua con Andrea Pezzi, quindi sono passati 25 anni, pensa come sono anziano, però è sempre bello venire a ritrovare poi i vecchi amici, tutto quanto. Poi voglio dire, la collaborazione artistica con Federico Russo continua, no? C'è questa band mitica con Federico Russo, gli Shazami. Si fregiano quest'anno del decimo anniversario della formazione senza aver mai registrato neanche mezza nota. Questo è un record assoluto. Esatto. Perché siete moderni, vivete di live. Sì, assolutamente. Ormai solo live. Il supporto fisico, Francesco, non esiste. Questo è sopravvalutato. Non è una band. Sì, non è una band, è un'esperienza. Quindi devi venire a viverla questa esperienza di merda, ovviamente. L'esperienza sarà anche quella di venirvi a vedere a teatro i soliti idioti. Fiodena Summer Tour. Fiodena, lo sappiamo tutti. Sì, perché chi non viene, appunto, è un Fiodena. A Roma si capisce. Ma anche in maniera amichevole si dice a Roma. Cioè non è un insulto. Allora, tutte le cose di Ruggero De Ceglie che voi sentite, chiaramente io non ho inventato niente, cioè è tutta roba estrapolata dalla realtà. E quindi mi ricordo su un set, uno di questi macchinisti mitici, avete presente, che potrebbero o sequestrarti e farti a pezzi nel giro di una settimana, oppure tirare un cavo. Un giorno mi guarda e fa: ammazza che scarpe da Fiodena che c'hai. da Fiodena. Ricordiamo che il macchinista, anche se giri a Gothenburg, è romano, sempre. È una lobby meravigliosa, ma meno male che sono così, perché almeno sono simpatici. Quindi ammazza che scarpe da Fiodena, da Fiodena mignotta. E quindi da lì ho detto vabbè, mitico. Preparati anche al Giamaica. Giamaica, classico. Francesco, sei uno dei pochi non romani che fa il romano in maniera perfetta. Da cosa deriva questa? Cioè, a parte probabilmente dall'orecchio musicale, che tu artista che completo. Chiaro, come no? Hai parentele, hai qualcuno? No, ho semplicemente un amore smodato per la tradizione comica romana sin da quando sono piccolo. Quindi, non so come dire, senza dover fare troppi nomi, da proietti in su o in giù, dipende da come la vuoi vedere. Quindi tutta quella tradizione romana lì per me da piccolo è stata veramente formativa.
Perciò da piccolo già con i miei amici il giorno dopo che si vedeva un film si cercava di imitare comunque l'accento. Certo. Poi comunque lavorando al cinema, avendo tanti amici di Roma, questa cosa qua è diventata per me una roba bellissima da poter vivere, cioè parlare romano. Ti trasformi però proprio, perché potresti al telefono potresti essere chiunque. Sì, poi quando fai la voce così che vai un po' più gutturale, capito Gianluca? Io ti voglio dare un consiglio per oggi, Gianluca. Prenditi un momento. Un piccolo momento, magari appena c'è quei 5 minuti, vattela a piander culo. Cioè. È molto romana questa. Tra l'altro, mi piace molto che non è solo il modo di parlare che è romano, ma c'è il modo di pensare. Poi il romano è così. No, scherzi a parte, cioè non è l'accento. Non è l'accento, e basta. No. Sono tante, come ti dicevo prima, io ho preso tante cose dalla realtà, perché quella roba lì, mettere proprio le espressioni vere, le metafore, non so come dire, tutte le figure retoriche del romano e metterle insieme, allora fai un personaggio che assomiglia a un personaggio vero romano. Però quella roba lì, per me, essere riconosciuto a Roma, mi fermano, mi fanno i complimenti, certo, perché sono un personaggio romano, ma per me vale qualsiasi più di qualsiasi premio, ecco. Chiaramente nei soliti idioti c'è anche mi dovete perdonare, non ricordo mai il tuo socio come si chiama. Fabrizio Biggio, dici? Fabrizio. Lui è quello bravo, dai. Quindi c'è Fabrizio Biggio. Ma come sapete adesso ormai è diventato il fidanzato di Fiorello, lo devo condividere praticamente con Fiorello. Neanche si è presentato questa mattina. Lui si sveglia alle 4, ragazzi, ma la scusa è devo lavorare. Cioè, ma di chi è? Prima data del tour 29 giugno a Verona, ci sono, lo diciamo sempre, ma in questo caso è vero, ci sono ancora pochi biglietti disponibili. Quindi ragazzi, sbrigatevi, perché ho visto che parecchie date già sono sold out. Esatto, ricordo alcune date, per dire: 29 giugno appunto Verona, il 30 siamo a Bergamo, il 13 a Ferrara, a Torino, siamo a Catania, Zafferana Etnea, Vercelli, Genova, Marina di Pietrasanta, la Versiliana, Cattolica sarà una data meravigliosa, ragazzi, non vedo l'ora di andare in Emilia a far ridere un po' la gente, Porto Recanati e Lignano Sabbia d'Oro, quindi sono questa dozzina di date. Poi parliamo del fatto che siete a Zafferana Etnea, Vercelli, Genova e Marina di Pietrasanta. In quest'ordine. È un tour organizzatissimo. In vostro onore, in onore dei nostri soliti idioti, mettiamo un altro idiota che è americano. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. I Green Day, che sono un po' gli Shazami americani, diciamo la verità. Grazie che ci fai giustizia. Con una differenza sola, qualcosa hanno inciso. Sono diventati commerciali. Esatto. Collegato con noi da Milano c'è l'ottimo Francesco Mandelli, che con Fabrizio Biggio tornerà il 29 giugno, o meglio, siete già in scena da un po', diciamo. Sì. Che questo è il tour estivo. Esatto. Abbiamo fatto un tour primaverile che è andato molto bene, si erano tutti contenti, noi felicissimi, quindi ecco, abbiamo deciso di andare avanti anche l'estate. E come è nata l'idea di ripartire con i soliti idioti? C'è stato qualcuno che ve l'abbiamo chiesto tutti. Sì. Tra l'altro, scusami Francesco, ti dico una roba veramente che credo ti faccia piacere. Io ho una figlia di 20 anni e un figlio di 17. Sì. Siete i loro idoli. Ma cioè dai, siete i grande. Miei idoli e i loro idoli. Sì. Cioè, guarda, voi siete veramente transgenerazionali. Allora, intanto grazie di queste cose, perché sono bellissime per noi, nel senso che 10 anni fa, quando abbiamo cominciato, più di 10 anni fa, noi veramente non sapevamo che cosa stessimo facendo, come molte cose della nostra vita. come tutto. E poi insomma c'è stato quel momento lì meraviglioso, poi è arrivato anche il successo, che però ha anche un po' i suoi contro da un certo punto di vista, per cui tutta quella magia, alchimia, divertimento eccetera si era un po' inclinato, e quindi noi abbiamo deciso di smettere. Abbiamo proprio litigato io e Fabri, no? Perché questo bisogna dirlo. Voi che siete un trio sapete che è difficile, poi a un certo punto si discute, è difficilissimo.
benissimo. E a un certo punto ci siamo proprio mandati a quel paese e abbiamo messo tutto in pensione. Ed è una cosa, Francesco, normale e sana. Sì, cioè, sana anche. Sai che io ringrazio veramente quel giorno in cui ci siamo sonoramente mandati a quel paese, perché quello è servito poi per far passare del tempo, per capire intanto che la gente amava questa roba qua. Noi non, certo, ci ne rendevamo conto di quanto, no, alla gente facesse ridere, certo, questa cosa di soliti idioti. E poi dopo tanti anni ci mancava sicuramente un po' la parte umana, perché io e Fabri per tanti anni, noi siamo conosciuti nel 2000, siamo stati migliori amici, quindi io avevo perso il mio migliore amico, certo, e questa cosa qua l'anno scorso è stata un po' spinta al ritrovo. Tutto questo è stato aiutato dal fatto che ci hanno cercato per fare una pubblicità, entrambe tramite i nostri agenti abbiamo detto di sì, certo, quindi a quel punto ci siamo scritti, ci siamo detti ragazzi, certo, rivediamoci, con la paura di dire magari non funziona più, o magari non siamo più. E invece dopo pochi minuti c'era ancora quella voglia di ridere insieme. Voi sapete, no, che, certo, cosa vuol dire, cioè quell'alchimia, certo, lì, che quando ti parli uno ride, cioè c'era ancora quella cosa bellissima. Non è il lavoro, bravo, cazzeggi senza una telecamera davanti, assolutamente, assolutamente. E quindi tutto quello spirito lì ha detto va bene, ma visto che la gente comunque per questi 10 anni ci ha sempre chiesto quando tornate, ma quando tornate, ma quando tornate, alla fine, scusami, abbiamo deciso di anche tornare. Anche se diciamo che l'elemento più importante dei due sei tu, è chiaro. Certo. Però abbiamo una telefonata. E si capisce anche dalle tue parole. Abbiamo una telefonata. Chi c'è in linea? Pronto? Amico mio, insostituibile. Eccolo! Scusa, al telefono amico abbiamo. Mio, scusami, se non sbaglio, tu sei quale sei, quello che è a destra o a sinistra di Fiorello? Mi confondo sempre. Scusa, quello con gli occhi dritti. Ormai, non ho capito. Poi dritti, allora, dritti. Meno storti, diciamo. Ciao Fabri, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono ascoltato le parole di Francesco. Così, Francesco. Non lo sapevo, cioè, ovviamente non lo sapevo. Francesco, non sapeva che ti avevo chiamato. Non sapeva che ti avevo. No, mi hanno detto facciamo una sorpresa. Ho detto, ma io l'ho sentito ieri sera. Sì, ma vedrai che bella sorpresa. Ma che se mai non mi sei mai stato sorpreso? Ci sentissimo da 5 anni. Dice, no? Ieri sera siamo sentiti. Vabbè, comunque, fra, sai che ti voglio bene. Quello che ha detto è quello che è successo. E siamo. Ma hai detto del tour che parte il 29 giugno? Te lo dico da qua, che sei stupido. Sei cretino. Cosa? Il tour cosa? Cosa? Il tour questo. Poi ci sarebbe anche la minchia, però vabbè. No, c'è un pezzo con la minchia, ma non lo diciamo perché. No, non la dire, dai, che è presto. No spoiler, no spoiler, no spoiler. Innanzitutto, come stai, Fabri? Stai vivendo un momento magico. Sì, sì, no, sono contento, stiamo bene, poi è arrivato il sole, è finito il freddo, quindi insomma si avvicina l'estate e si avvicina il Fiodena Summer Tour dal 29 giugno in tutti i posti più belli d'Italia stiamo facendo. Fiodena Summer Tour, chi non viene è un Fiodena Vignotta. Esatto, perché è bravo, è per quello che l'abbiamo chiamato così. No, senti, no, guarda, siamo contenti. Siete molto contenti, no, dicevo che volevamo fare i complimenti anche a chi ha organizzato le tappe, mi sembra di capire che avete Dolomiti e Zafferana Etnea lo stesso giorno. Zafferana, secondo me ha pure senso, ci sarà, sì, Fiorello, probabilmente, no? Però cioè, è più che altro l'incastro che mi sembra complesso. Per uno che ha dormito poco, quest'anno è il massimo, giusto Fabri? Sì, vabbè, ma sono riposato dal 10 giugno, ricomincio a dormire. E quindi e ti sveglierà il 29. Non è detto, dritto. Se conosciamo un po' Rosario, secondo me un'altra settimanella va avanti. Perché no? No, neanche lui è umano, e quindi anche lui è contento di riposarsi. Senti, e quindi niente ragazzi venite a vederci quest'estate, sì, ragazzi, sì, è uno spettacolo incredibile. Ragazzi, allora posso dire che lo spettacolo io l'ho visto, è bellissimo. No, però era meglio il libro. No, abbiamo fatto, no, posso dire, io sono, sì, abbiamo fatto uno spettacolo della Madonna, proprio pazzesco, ci siamo, ci sono delle cose che uno va e dice non è possibile, invece è possibile. È possibile. Quindi, è possibile. Io poi me lo voglio pure rivedere, guarda, io voglio tornare a vedermelo. Talmente c'è una canzone finale, ragazzi, che vale tutto il prezzo del biglietto, ragazzi. Sì, dovete... Bene, perfetto, sì, ecco, quella, sì, roba lì è l'unica cosa che non dobbiamo dire. Esatto. Senti come ridono già, non vediamo l'ora. Soliti idioti, Fiodena Summer Tour, grazie a Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, vi vogliamo veramente tanto bene. Grazie anche a voi. Ciao.
Radio DJ. La trovi anche in podcast.